Rodrigo Di Lauro, imprenditore pluripremiato, oggi all'interno di questo video ti parlerò di quello che è un pochino il metodo più controverso che ho trovato per fare pubblicità, per fare ads, per vendere B2B, e ne parliamo dopo la sigla. È tra i massimi esperti in Europa sulla vendita B2B, è fra i consulenti segreti di CEO e manager di banche multinazionali, viene chiamato dai suoi clienti lobbista delle corporate per la sua capacità di chiudere negoziati impossibili. Nel 2013 ha importato dagli Stati Uniti i corsi online in Italia, formando oltre 650.000 persone e diventando punto di riferimento per migliaia di giovani imprenditori. Quando si parla di vendita B2B e di imprese di successo, hai a che fare con Rodrigo Di Lauro. Ed eccoci qui. Allora, per chi non mi conoscesse, Rodrigo Di Lauro, pluripremiato, premi, milioni, fatturati, villa, Portogallo, insomma, se mi seguite già da un po' hai capito un pochino che tipo di personaggio sono. Vado molto dritto al punto, ma perché oggi quella che è la mia missione un attimino è quella di aiutare imprenditori che sono un pochino annebbiati a aumentare le loro vendite, aumentare i loro fatturati, perché io il di dietro ce l'ho così, ok? Quindi mi sono fatto da me, mi sono costruito e oggi sento di dover dare indietro, dare un giving back, risultati alla mano personali e quelli dei nostri clienti. Oggi ti voglio parlare di come fare acquisizione clienti B2B, del sistema che ho utilizzato comunque, diciamo, per fare ad, ok? E ti dico subito con qualcosa di controverso, nel senso, allora, tu parti dal presupposto che io in tutta la mia carriera imprenditoriale, complessivamente di investimenti pubblicitari, ovviamente ti parlo solo quelli che ho tracciati, quindi non investimenti pubblicitari, diciamo così, diciamo i miei business manager di Facebook e il corrispettivo di Google Ads, che non so neanche come cazzo si chiami, ma non mi interessa, ma sono un imprenditore, non un marketer, quindi non so perché mi debba interessare, sono all'incirca di 7 milioni di euro. Quindi io nella mia carriera imprenditoriale, tra tutte le mie aziende, miei soldi, miei di Rodrigo, ho speso circa 7 milioni di euro. Questi soldi, ovviamente, di cui ti sto parlando, includono non soltanto la spesa pubblicitaria di Facebook, Google, eccetera, ma includono anche magari, non lo so, comprare lo spazio pubblicitario sul giornale, cioè quindi tutto ciò che comunque è documentato, documentabile. Ok, quando io poi dopo vedo queste cifre, perché ogni tanto mi piace andare a vedere e dire quanto ho speso così negli anni, cioè per capire poi effettivamente quanti investimenti ho fatto in termini anche per acquisire un'esperienza tale da poter parlare di certi argomenti, poi mi rendo conto che quando facciamo vendita B2B e io ho un costo di acquisizione clienti pari a zero su una spesa pubblicitaria, dico cazzo, ma chi vende soltanto B2C o chi continua a fare le ad per acquisire clienti B2B proprio non ha capito un emerito cazzo di come funzionano le cose. Questo perché? Perché poi il mio metodo per fare ads controverso è che non faccio ads. Nel senso, ti ho detto che è controverso, cioè nel senso il modo per fare delle campagne di acquisizione clienti con la pubblicità è non farla. Sembra un po' controversa come cosa, ma è proprio il titolo del video. Cioè, cosa ti voglio dire? Che molto spesso ci capita di vedere dei business che partono dal B2C, ottengono molti risultati del B2C, perché soprattutto ragazzi quando vendete privati si scala con campagne di marketing a tutto spiano. Quando parlo di campagne di marketing, cioè Facebook, Google, Instagram, TikTok, questi tipologie di canali pubblicitari. Dopodiché quando andate sul B2B o provate ad andare sul B2B, vedo sempre che magari vi arrivano delle richieste organiche, piuttosto fate degli esperimenti, piuttosto, insomma, non sapete quali sono le 4-5 basi fondamentali da andare a inserire in un processo di apertura di un nuovo dipartimento B2B per quella che è la vostra azienda, soprattutto perché non sapete come si fa, perché sul mercato non esistono le informazioni che vi dicono per vendere B2B devi fare questo. La realtà, ragazzi, è semplicemente questa, cioè non è che non siete bravi, che il vostro prodotto non è in grado, che non avete le capacità, semplicemente che nessuno vi ha mai insegnato a farlo. È pieno di persone che vi insegnano come fare online marketing e va benissimo se lavorate in quel settore, ma per quanto riguarda il B2B, ovviamente i risultati dicono che io sono veramente la persona che quantomeno in Europa ha più esperienza pratica sul campo, strategie migliori, efficaci, tanto che noi diamo anche delle garanzie contrattuali a quei pochi clienti che decidiamo di far lavorare con noi. E quindi, cioè, ti dico che noi come facciamo campagna acquisizione clienti? Noi andiamo semplicemente a... partiamo dal presupposto. Tu hai tre modalità per acquisire clienti.
pubblicità a pagamento, cioè quindi tu metti il tuo messaggio, il messaggio della tua offerta, del tuo prodotto davanti agli occhi dei tuoi potenziali clienti pagando una piattaforma, può essere Google, Facebook, eccetera, e quindi tu vedrai il tuo messaggio messo davanti agli occhi dei loro clienti in cambio di denaro. Il secondo passaggio, sempre tramite quasi sempre le stesse piattaforme, mettere, creare dei contenuti che educhino, fanno sapere chi sei, tutta quanta una serie di cose, i tuoi potenziali clienti con dei contenuti che pubblichi gratuitamente sulle piattaforme secondo degli algoritmi che sono autoreferenziali, che quindi ovviamente fanno gli interessi delle piattaforme che ti spingono a dire ma fammi promuovere, ti possono portare o meno dei risultati in un lasso di tempo non meglio specificato, perché il contenuto organico presuppone il fatto che tu abbia l'organico. Cioè, che quindi non sai dove, quando, da dove e quando arriverà il tuo prossimo cliente e avrai una montagna russa delle vendite, cioè periodi in cui sarai pieno di lavoro, altri in cui i clienti sembrano proprio essere spariti. Nell'ultimo caso hai la modalità dove sei tu a mettere il tuo prodotto e il tuo servizio davanti agli occhi del cliente, che è quello dove lavoriamo noi. Tutto ciò che riguarda l'outbound, l'outreach, chiamalo un po' come cazzo ti pare, io mi sono stufato a dover usare le etichette a seconda di chi ho davanti, io parlo un po' come cazzo mi pare. Ok, anche perché chi ha detto che si debba chiamare outreach e non outbound, cioè bene o male stiamo parlando quasi della stessa cosa. Quindi noi abbiamo su questo approccio, perché mi piace a me questo approccio? Mi piace questo approccio innanzitutto perché non ho dei costi pubblicitari d'avviamento e questa cosa mi consente comunque di partire molto più snello, cioè quindi che io ho una mega struttura o sono uno che domani prende parte e fa business, posso iniziarlo a fare da subito. Seconda cosa, ho una contezza già immediata del mercato, perché mentre io faccio le ad e sparo su mucchio, faccio i contenuti e li butto nel mucchio, quando io faccio un'attività di acquisizione clienti B2B, il mio B2B è già noto, cioè io dico ok, voglio acquisire centri estetici in Italia, ci sono 11.712 centri estetici, quindi già so quanto è grande il mio mercato, quindi già so quale sforzo dovrò fare per acquisire l'1%, il 3%, il 5% di quel mercato, e quindi già ho una dimensione chiara e specifica di quello che è il massimo risultato che posso ottenere. Se tu vuoi acquisire centri estetici con le ad, stai fresco amico mio, cioè non è che non lo puoi fare ma ti arriverà il centro estetico, ti arriverà quella che ci lavora ma non è sul centro estetico, insomma ti arriveranno lead molto sporchi che comunque pagherai. Quindi queste sono soltanto alcune diciamo delle differenze, e tutta quanta questa attività, molta di questa attività si può anche automatizzare, il che ci consente di non dover per forza fare uno sforzo di natura manuale, magari in una prima fase ci sta, nella seconda fase un pochino meno. L'approccio che ad esempio adottiamo noi in azienda, tutti i nostri business developer nel mondo, è quello di avere tanti business developer che hanno un approccio manuale, andando ad ottimizzare, automatizzare determinati task per aumentare la loro stessa, diciamo la loro stessa produttività. Questo è l'approccio diciamo più corretto sotto questo punto di vista. Detto ciò, il punto ragazzi qual è? Quello che vi voglio dire è che non vi sto dicendo che fare ad è sbagliato, attenzione, io anzi ho speso talmente tanti soldi sarei scemo a dirlo. Quello che vi sto dicendo è che se siete al di sotto dei 200.000 euro al mese di fatturato e vendete solo B2B, ragazzi, non ha senso fare ad, dovete avere un sistema di acquisizione clienti che in maniera scientifica vi possa portare appuntamenti. Questo significa che se voi dovete fare 100.000 euro di vendite, il vostro prodotto costa 2.500 euro, avete un tasso di conversione del 10%, voi sapete quanti appuntamenti di vendita dovete fare, e per sapere quanti appuntamenti di vendita, cioè sapendo il numero di appuntamenti di vendita che vi servono, sapete quante persone bisogna andare, con quante persone, quante potenziali clienti bisogna intercettare. Poi noi vediamo noi dove siamo forti, sul vedere come farlo, quanti acquisirne, in maniera tale che tutta la matematica funzioni. Questo è un pochino il gioco. Cioè non è che c'è da fare altri, chissà come va, no, l'idea, la creative, no ragazzi, non so tutte queste stronzate, soltanto matematica. Ed è così che dovete approcciare l'azienda, dovete approcciare la vostra azienda in maniera matematica, non data dal caso, facciamo le ad e testiamo come va. Perché voi quando testate le ad non sapete se non funziona la creative, non funziona l'offerta, non funziona il copy, c'è qualche problema bug tecnico nella sales page, cioè questi sono tutti quanti elementi che voi solo dopo aver speso soldi potete vedere. Invece se fate come vi dice il buon Rodrigo, invece avrete risultati sicuramente più immediati e spendendo di meno. Quindi come fare per fare acquisizione clienti? Qui in basso trovate un link, manuale d'acquisizione gratuito clienti B2B, c'è manuale che potete scaricare, un video dove io con la mia voce molto sexy vi spiego sostanzialmente tutto quello che c'è nel manuale, dura circa una ventina di minuti, e la cosa bella è che dopo non dovete neanche comprare un corso, ma guardate, molto trasparente e sincero ve lo spiego direttamente il funnel come funziona, cioè nel senso, una volta che voi guardate questo video, voi vi sentirete talmente scemi dal dire cazzo, cioè io fino a mo' ho studiato soltanto online marketing e non sapevo che c'è un mondo nel B2B, ok?
Quindi dite, cazzo, quello che mi sta, cioè, Rodrigo mi ha spiegato che quindi esistono delle aziende B2B che fanno così, acquisiscono clienti in questo modo, e voi entrerete in modalità make money. Dite, cazzo, ma io sto adesso, perché fino adesso non l'ho fatto? Ma sono scemo, cazzo, però se lo iniziano a fare tutti, poi i clienti finiscono. Cioè, quindi questo è il, diciamo, livello di quello che succederà alla fine di quando guarderete quel video. Capirete che effettivamente c'è un qualcosa che voi fino ad ora non avete visto. Ok, come se andate in giro con un occhio solo. Quando vi aprirete, quando qualcuno vi toglierà la benda, vi direte, cazzo, così vedo meglio. Quindi sotto poi ci sarà un link a un calendly che, tra l'altro, è lo stesso che trovate qui in basso sotto questo video per quelli che vogliono passare direttamente al sodo, dove potrete prenotare una chiamata con una persona che farà una discovery call. In questa discovery call vi faranno delle domande per capire se avete le caratteristiche o no per vendere B2B. Se non ce l'avete, vi ributtiamo via. Ok, se ce l'avete, poi parlerete con un consulente, che in realtà è un venditore, e vi venderà, vi farà una proposta custom di un periodo che può variare tra i 90 giorni e i 12 mesi rispetto a quelli che sono i vostri obiettivi aziendali, mettendovi una bella pesante garanzia contrattuale. Spoiler: se fate l'annuale probabilmente vi beccate la garanzia di rimborso se non funziona quello che vi facciamo fare, e dove vi garantiamo appunto questi determinati risultati dal punto di vista contrattuale. Questo è il nostro modello, funziona? Sì, pieno di testimonianze, ve le guardate su YouTube, guardate, ve lo sto dicendo proprio trasparente quello che succederà. Quindi adesso semplicemente sta a te capire se è un qualcosa che tu dici voglio fare B2B, lo voglio fare con i numeri uno che ci sono, possiamo dire tranquillamente, sul mercato europeo, oppure dire no, ma io penso di essere più fregno di tutti quanti gli altri e mi continuo a dire che ce la faccio, l'anno prossimo starò ancora qua. It's your choice, my friend. Noi ci vediamo nel prossimo video.